Ah,
Prendendo sempre più manualità con la macchina e questo è la cosa più bella, diciamo. Ti vedo contento. Sono rimasto ancora più contento delle volte passate, facendo un risultato ancora migliore. Sono contento così. Saluto sempre Benedetta, sempre con me, presente. Benedetta la prima, saluto Arturo, saluto Francesco, tutti i colleghi che comunque non sono potuti venire, però ringrazio tutti, ci vediamo alla prossima gara. Allora, eccoli qua, i mattatori dell'RS 1150, in mezzo abbiamo il mattatore principale, sì. Toto Lipari. Allora, non riescono ad acchiapparti questi ragazzi. Beh, sono ragazzi, ma ho dovuto spingerlo un po' per fargli scendere i secondi. Sono contento che ho fatto prima, mi dispiace per Roberto Viatore perché ha avuto un problema. Lo salutiamo. Ciao Roberto, siamo sempre eravamo attaccati, secondo sopra o decimi, come il giro di ricognizione prima manci. Ci sono un'altra gara, Roberto, tra cui sfidarci, sempre volerci bene. Sono contento per questi due giovanotti che stanno piano piano incominciando a spingere per loro. E poi sarà il tempo su come ha fatto Roberto quando ha fatto la prima gara che prendeva 10 secondi. E ora qualche volta me li dà pure, però sono contento pure lo stesso. Ho fatto un assetto nuovo, quindi la macchina la conosco, ho avuto problemi fino a venerdì mattina con la macchina, ora sembra che sta migliorando. Alla prossima gara, ragazzi. Perfetto, Mario, quando la acchiappiamo a Totò? Però è capace, Totò, ancora ce ne vuole. Piano piano. Ah no, ci siamo divertiti. Ringrazio come in primis Loris Martino. L'ho passato per lui, non è un primis. Che dire? Bellissima gara! Ringrazio papà che ti ha dato la possibilità! Aloris! Bene, Giuseppe, oltre alla tua intervista, cosa ci vuoi aggiungere con questi due attacchioni? Mario, che è un grande amico, oltre ad essere un rivale, insomma, di categoria, faccio i complimenti a lui, Totò, che vabbè. È giusto, sono ragazzi che possono sempre prendere la mano alla macchina. Siamo contentissimi. Salutiamo il signor Renato che ci accoglie, è sempre qui con noi. È il colosso delle gare, il signor Renato. Grazie ragazzi, questo è il vero spirito delle gare, ecco, questo è l'RS 1150. Rivali quando scatta il verde, amici fuori. Grazie a voi. Racing Start, classe 1150. Terzo assoluto, Greco Mario Francesco Pio. Allora, io con 1000 euro vai sul podio. Terzo di classe. Allora, se gentilmente mettete le coppe direttamente sul podio, poi man mano che vanno i piloti se le prendono secondo il protocollo Covid, grazie. Secondo, Giuseppe Sproviero, Scuderia Crono Racing. Primo, classe Racing Start 1150, Antonino Lipari. Questo podio è tutto della Crono Racing, Scuderia Crono Racing. Giuseppe, Mario, vieni.